Bene amici, sempre qua all'IFA di Berlino, siamo allo stand di TP-Link e TP-Link ha appena presentato due nuovi prodotti, parliamo del Nephos X1, come potete vedere due colorazioni, abbiamo la Grey e la colorazione Gold. Andiamo a vedere un attimino la Gold, andiamo un attimo a visionare un po' l'estetica del terminale. Nella parte sinistra abbiamo il tastino come esperienza OnePlus per regolare appunto le priorità sulle notifiche e quant'altro. Abbiamo lo slot per la nano SIM, sopra il jack da 3,5, il microfono per riduzione rumori. Nella parte destra abbiamo il bilanciere del volume, abbiamo poi il tasto di spegnimento, sblocco e blocco del telefono, sotto due speaker e nella parte posteriore abbiamo il sensore per il fingerprint che garantiscono sblocchi il telefono in circa 0,2 secondi, doppio flash LED, fotocamera da 13 megapixel con sensore PDAF che garantisce foto davvero buone. Mi hanno detto che praticamente la fotocamera non è ancora stata ottimizzata, infatti nella galleria ci sono alcune problematiche. Intanto che ve lo faccio vedere, adesso vi porto l'esperienza di un foglio dove praticamente viene citato anche il Nephos X1 Max, che oggi non riusciremo a recensire per via che è chiuso in una teca. Dopo farò un video per farvelo vedere. Le specifiche tecniche, sostanzialmente le differenze tra i due smartphone sono queste. Sostanzialmente abbiamo dimensioni che vengono elencate qui. Tutte e due hanno processore Helio P10 octa-core, con una GPU T860, la Mali, e dall'altra parte invece sempre la T860 MP2 ma a 728 MHz. Di clock. 2 GB di RAM per l'X1, la versione da 16 GB e la versione da 3 GB di RAM per quella da 32 GB, espandibili fino a 128 GB. Invece nella parte dell'X1 Max abbiamo 3 GB di RAM per la 32 e 4 GB di RAM per la 64 GB. Anche questo, l'X1 Max, espandibile fino a 128 gigabit. Connessione davvero ottimale, non si trovano facilmente smartphone con una buona connessione del genere, perché praticamente abbiamo una connessione anche da 5 GHz. Abbiamo la banda 800 per quanto riguarda la rete 5G, la rete LTE, GPS, GPS, GLONASS e Galileo, quindi anche un ottimo comparto per la navigazione. Andiamo un attimino a vedere l'interfaccia del terminale. È bello, c'è il display curvo 2.5D, non so se si riesce a vedere in questo momento. La luminosità è buona, l'ho già impostata al massimo prima di fare la recensione. La fluidità è sempre eccellente, garantita anche dal fatto dell'Helio P10, che è un ottimo processore. E andiamo a vedere la cam, che non mi ha soddisfatto tantissimo, ma probabilmente necessita di un aggiornamento firmware, perché vedete, la foto non va praticamente a renderizzarsi una volta che l'andiamo a zoomare, ma vi posso garantire invece che con foto, da quello che sono riuscito a capire, invece viene renderizzata. Per esempio andiamo a vedere un attimino di fare una foto qui. Ok, la foto è stata fatta, ma non l'apriamo con la galleria, l'apriamo con l'applicazione foto di Google e andiamo a vedere se riesce a garantire una foto eccellente. Allora, le foto non vengono malissimo, ve ne faccio vedere magari un'altra, fatta per esempio qui all'altro smartphone. Vi faccio vedere la qualità della foto, ma dobbiamo sempre aprirla con foto perché sennò non riesce a renderizzare. Vedete la qualità del dettaglio assolutamente presente, quindi fotocamera che non mi ha deluso. Chiaramente sono tutti equipaggiati con Android 6.0, e sia l'X1 che l'X1 Max. E niente, il display è un HD, non ve l'ho detto, con praticamente 293 ppi, mentre invece l'X1 Max ne ha 403 ed è un Full HD. Le differenze quindi stanno in questo, nelle dimensioni e nella RAM, perché l'X1 Max arriva fino a 4 GB di RAM. Ma cosa mi è piaciuto di questo telefono? Sicuramente la possibilità della banda 800 MHz per quanto riguarda le reti LTE, e soprattutto la presenza della ricarica rapida
e il GPS davvero davvero in linea con gli altri dispositivi. Chissà se TP-Link avrà fatto la scelta giusta, sicuramente sono già stati fatti in metallo, quindi sicuramente la strada è stata percorsa bene, speriamo che venga ancora percorsa bene con nuovi prodotti e chissà, aspettiamo che esca la versione definitiva di questo software per vedere un po' come si comporterà sul campo. Niente, per Alessandro Tecuardo è tutto, io da NetFox X1 vi saluto e niente, al prossimo video e ciao ciao!